una testa ma non ha un corpo, ha una croce ma non ha braccia, cos'è? Ha una testa ma non ha un corpo? In che senso, scusa? Una bandiera. Posso chiedere l'aiuto? No. La croce? No. La gruccia? No. Non lo so. Ma forse sono io. E ridilla, non l'ho capita. No, non ci arrivo. L'asta? No, no, non è Gesù. Non è Gesù, date le risposte. Poi sì. No, no. Non lo so. Ha una testa o una croce? Suggerite da dietro. Una moneta? Una moneta. Bravissima. Ragazzi, in questo edificio ci sono 100 uffici. C'è un signore atto a mettere i numeri su questi uffici, da 1 a 100, e ha a disposizione delle cifre da 0 a 9 per numerarli. Quanti 9 utilizza? 19, 29, 19? No, che? 9 e 99. Ah, 11. 9 per 9 fa 81. 9 per 10 fa 90. Più 9 fa 99. Rimane un 1. 50. No. No, 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 no. Allora. 19. Quasi. Porca miseria, cosa mi sono dimenticata? 10 decine più i 9 numeri col 9. No, 9, 18, 23, 1 per 11, 99, e poi ce ne sarà ancora uno. Che ne so, dai. 9, 59, 69, 69, 79. 79. 19, 29, 39. Ci manca qualcosa. Ah, hai ragione. Quindi arriviamo a... venti, la risposta esatta è 20, ragazzi. L'ho indovinata. Mamma mia. Una donna bianca fa un figlio con un uomo nero. Questo bambino quando nasce di che colore ce l'ha i denti? Bianchi. Mulatti. Bianchi. Quindi tu quando sei nata avevi denti? Certo. Ah, perché già nasce con i denti? I denti bianchi. Non ne ha denti, ma dai, ma dai! Bianchi? Non ne ha. Come, che cosa c'ha? Bianchi? Appena nasce, i dentini non ce li ha.